Bene raga, tutti il comandante veneziano, siamo in Malesia, fai nono posto in griglia, fioi meno 20 da Hamilton, primo in classifica, noi siamo campioni del mondo, fioi siamo qua, previsioni meteo pazzesche, nuvoloso, dopo molto nuvoloso, pioggia leggera, pioggia battente, pioggia leggera, un casino. Raga, ma farei bene anche qua perché voglio assolutamente vincere il secondo titolo consecutivo, andiamo. Vai raga, si parte con il sole, si finirà con la pioggia molto probabilmente. Vai comandone. Andiamo a spaccare tutto. Vado a prendermi le posizioni. Devo rischiare, attenzione, la Manor. C'è una Manor in prima posizione, raga. Che progressi ha fatto la Manor. Comunque con la pioggia, le qualifiche un po' bizzarre. Ok, siamo quarti da noni. Recuperate molte position. Molto good. Sarà una gara difficile ragazzi, prevedo una gara complicata con pioggia, strategie, tutto e di più. La Malesia è così, i monsoni malesiani. Qui c'è Hamilton che è terzo, mamma mia. Qua l'ho rischiata, eh. La mano sta rallentando tutti, incredibile. Bisogna a tutti i costi superare Gigi Hamilton. Il piccolo Gigi dobbiamo superare. Come ci prova. Grandissimo sorpasso su Hamilton. Adesso c'è Button. Mamma che rischio. Non ho danneggiato niente, Arianto primo ragazzi, Arianto è primo, incredibile, come grande rimonta comunque del Cume. Lei è un gran Cume. Qua vado largo, non la prendo bene. Ok, siamo in testa ragazzi, siamo in testa. Il Cume vuole fare una gran gara anche qui in Malesia o in Malaysia. Andiamo di miscela standard. Ma Arianto incredibile, adesso perderà le posizioni chiaramente, ha fatto una qualifica spettacolare. Green flag intanto. Perez fuori, ritiro per Perez. Ritiro per Sergio Perez nel corso del secondo giro. Tra 5 minuti pioggia ragazzi, quindi tra pochissimo. Bisognerà capire bene la strategia, non sarà facile ragazzi. Non sarà facile questa gara. Tanto Arianto sempre secondo. Ok, anche il secondo giro è andato. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile. Ok. Mi fa molto piacere. Tanto Arianto tiene ancora su Hamilton, incredibile. Veramente, veramente incredibile. Riuscissimo a guadagnare qualcosa. Ok, non stiamo guidando male adesso. Oh, che palle. Va bene.
Devo capire quando c'era la pioggia, perché qua la pioggia è stranissima, quando arriva ti distrugge in un attimo. Però poi quando smette lo stesso in poco tempo torna il sole. Arianto è là comunque. Le gomme non sono messe bene. Giro record di Sainz. Sapevo che la prima parte era mia di gara, però poi è facile rimontare nel rettilineo iniziale. Ma guardate, le nuvole stanno arrivando già straminacciose. Straminacciose. Nuvole iperminacciose, ragazzi, sono molto concentrato, io mi scuso se non commento tanto. Sarebbe fondamentale questo successo. Grazie. Curva la sbaglio sempre, non c'è niente da fare. Guarda che nuvoloni minacciosi, mamma mia. Tanto un altro giro se ne sta andando. Attenzione, Arianto ci prova addirittura. Pazzesco Arianto. Sono, le nuvole sono iper minacciose. Ragazzi, è entrata la safety car e siamo... tanti sulla T-Box, io ancora no. Perché aspetto la pioggia, siamo all'81%. Sono pazzo, forse lo so, lo ammetto. Ma sta cominciando a piovere. E a questo punto io la rischio. Io sto dentro. Safety car in pista. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Niente, lui dà ancora le hard. D'accordo. Gomme intermedie. Io seleziono le intermedie. Speriamo nel diluvio tra poco. Mamma, stiamo rischiando tanto. Temporale in arrivo fra meno di 10 minuti. Tra meno di 10 minuti, è un rischio. È un rischio sublime, signori. È un rischio sublime. Dovrei aspettare un altro giro per sicurezza. Io provo ad aspettare, ragazzi. Vado al prossimo. No a questo, ma al prossimo. Se va male, son cazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. E invece, ragazzi, vado subito perché mi hanno proprio confermato di mettere le intermedie. Mi hanno suggerito le intermedie e a sto punto la rischio. Perché a Sepang è così, ragazzi. A Sepang è così. A Sepang una pioggia leggera è un... una pioggia già pesante. Ok, siamo rientrati. E anche gli altri mettono l'intermedio, incredibile. Proprio nel momento che ho staccato la registrazione mi hanno scritto sta cosa. Pazzesco, allora io sono andato con arroganza. Guarda subito come piove a Sepang, è spaventoso. È spaventoso Sepang. Siamo sesti. Siamo sesti, raga, siamo sesti, ma non tutti sono dei box davanti, secondo me. Eccoci qua, siamo dietro la safety car.
Guarda subito che pioggia in mezzo giro. Ma è spaventoso, Beppe. Meno male che mi ha detto fatalità. Meno male che mi ha detto l'ingegnere di provare le intermedie. Meno male. Nel momento che ho staccato la registrazione, pazzesco. Sta diluviando letteralmente. E non è ancora il temporale più forte. Questa è la Malesia, ragazzi. Questa è la Malesia. Mamma mia come viene giù. Come viene giù. Vediamo se qualcuno va ai box. Eh sì, tutti ai box. Solo Massa mi ha superato. Solo quel porco di Pippo Massa. Siamo secondi, molto good. Ragazzi, la gara è pronta a ripartire. Dai che andiamo, la safety car è tornata dentro. Attento a non superarlo. Vai. E si ricomincia. Dai, ci provo all'esterno. Un sorpasso impossibile. Infatti con la pioggia è durissima adesso. Però torniamo primi. Abbiamo detto che tra un po' ci saranno anche condizioni da full wet. Non manca tantissimo per le full wet. Ok. No. Non la tengo. Porca puttana, che brutto errore. Sarà una gara difficilissima questa, Come si riprova? Erba pura. Siamo addirittura terzi adesso. Mamma mia che cesso. Palmer terzo adesso. Una gara con troppe casini. Niente, non la tengo. Non capisco il perché, Fiori. Sto facendo una fatica immensa sotto la pioggia qui in Malesia. Difficoltà come indiana. Massa è tornato davanti. Hamilton è rimasto imbottigliato, mi sembra. Questo è molto positivo. Però Massa è in fuga. Il distacco dalla prima posizione è 0,6 secondi. Mi fa piacere. Dai che lo superiamo adesso, Pippo. Stiamo abituando alla pioggia. Che lo superiamo. Dai che lo superiamo. È ancora lungo. Dio Madonna. Non riesco a fare il sorpasso. Se provo a superarlo forzo e vado fuori. Le gomme che non sono messe bene, però aspetta un attimo. La temperatura non va bene. Siamo sempre secondi, ragazzi, siamo sempre in seconda posizione, abbiamo perso la prima da folli.
ma Massa è veramente un osso duro. Non ci prova ancora. Dai, nel prossimo rettilineo. Dai che nel prossimo ce lo pappiamo. Vai, 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 l'internazzo. E stavolta c'è. Yes! Prima posizione. Di nuovo. Sta piovendo sempre di più. Adesso veramente è un acquazzone devastante. Però non sembra ancora da full wet. Con tutta onestà, non sembra da full wet per il momento. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Oh, le gomme anche intermedie si consumano tanto qua, mamma mia. Adesso siamo primi, però dobbiamo stare molto molto attenti. Concentrazione veramente massimale. Concentration massimal, Massa sempre secondo, Verstappen terzo, Hamilton attardato, imbottigliato. Amo quando Hamilton è imbottigliato. Le gomme sono consumate, ma ancora possono tranquillamente tenere. Sempre solo Perez ritirato. Siamo su miscela standard adesso, se no per non appesantire e affaticare troppo il motore. Ok, altro giro andato. Vediamo. Qualcuno mi consiglia le full wet. Ma io non voglio andare di full wet. No, ho sbagliato. L'acquazzone durerà ancora per 10 minuti, poi diventerà pioggia leggera. 10 minuti l'acquazzone, 10 minuti. Siamo al limite delle full wet. Torna ai box Vettel, sbaglia tutto Seb. Forse dobbiamo andare di full wet anche noi, ragazzi. Sono andati via tutti. A questo punto andiamo anche noi per le full wet. Proviamo anche noi le full wet. Se non sono convinto sinceramente. Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Però anche lui mi dice di cambiare a sto punto. Vai di full wet. Ho avuto errore anche qua, il cume è un po' nervoso oggi. Mi supera la grandissima sia Massa che Ricciardo. Che Verstappen. Ok. Sosta per il cume. Ok, box, 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 full wet. Non tutti provano le full wet comunque. Però secondo me anche due giri così è da full wet, signori, da full wet, da full wet. Hamilton non è andato, Hamilton la sta ririschiando Gigi, il ririschio di Gigi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima.
E adesso vediamo con le full wet cosa combiniamo. La pioggia è veramente tanta adesso. Si stanno formando le prime pozzanghere quindiane. Buono, buono, c'è Magnussen con le intermedie. Adesso vediamo chi gira meglio. Dai, Comandino, dai. Tengono meglio le full wet però in queste condizioni. Tengono molto, molto meglio. Dai Fiori, dai. Tutti insieme a supportare Veneziano. La pioggia dovrebbe diminuire fra circa 5 minuti. Ok. Occhio. Beh, qua, mamma mia che pozzanghere qua. Mamma quanta pioggia. Tutti vanno ai box chiaramente. Tutti ai box, guadagni qualche posizione. Sono andati ai box un giro dopo. Mamma mia che diluvio. Che fottutissimo diluvio malesiano. Dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai. Prendiamoci il primo posto. Yes. Ragazzi, andiamo all'intermedia, mancano pochi giri. Stiamo gestendo la gara in maniera impeccabile. Dai che possiamo portare a casa un'altra grande vittoria, speriamo. 12 minuti, smette di piovere, ma ormai la gara è finita, quindi siamo tranquilli, cioè siamo tranquilli, è l'ultima sosta questa sicura. Adesso vediamo. Dovrebbe smettere di piovere entro 10 minuti. Non dare gas. Veloci, veloci, 10 minuti smette di piovere. GG box. E noi siamo tranquillamente in prima posizione, con Verstappen in secondo. Molto bene, tranquillamente no, però siamo in testa. E adesso possiamo andarcene, ragazzi, ce ne andiamo. Molto molto bene, comunque ragazzi, monsone malesiano incredibile, veramente. Il tipico monsone malesiano. Ecco, per fortuna Hamilton essere quarto, penso, Gigi. Noi stiamo in una parte di gara meravigliosa, stiamo giocando veramente, veramente bene adesso. Il tempo è migliorato, ma ci sono ancora parecchie pozzanghere. Ti consigliamo di mantenere le gomme intermedie per il momento. Purtroppo tanti ritiri nella prima parte ci hanno inculato la possibilità di avere punti di vantaggio, perché all'inizio eravamo andati anche bene, la parte inizio centrale, però dopo... Salvo colpi di scena, la portiamo a casa la vittoria. Andiamo di miscela grassa, però ho un po' paura di Verstappen. Ho cessato anche lo sviluppo, tanto siamo secondi come scuderia e posso permettermelo. Primo Veneziano, secondo Verstappen, terzo Valtteri. Altro giro è andato. Ragazzi, inizia l'ultimo giro. Final lap comandiano e stiamo dominando. Stiamo dominando, 2 secondi di vantaggio. Ma ho fatto strategia perfetta. Guida perfetta. O quasi. La Malesia è mio territorio di caccia, signori. Grande culo. Me lo godo questo Puma. Questo Puma me lo godo tantissimo.
Poi bellissimo, ma non è. Ma che cazzo dice? Mai sentito questa frase? È andato, Fioi. Intanto le tifose del Cume sono al settimo cielo nel vedere il Cume così. Eh sì. Successo fondamentale, tappa fondamentale per il per vincere il secondo titolo consecutivo. Non piove più, sarà durissima. Vai, noi ci proviamo. No. Piccola sbavatura finale, ma non è un problema. Andiamo a vincere il Gran Premio della Malesia. Intanto Verstappen ha perso la posizione su Bottas. Oh, ultima curva, final curve in inglese puro. E signori, il Cume va a vincere il Gran Premio della Malesia. Yuhu, con il sole che mi bacia. Yuhu. Winner. Siamo tornati, raga, siamo tornati. Tutti vogliono arrivare ed ecco i primi tre che salgono sul podio dopo un Gran Premio affascinante. Bravo Cume, bravo. Yes, ennesimo trofeo. Andiamo a vedere la classifica. Siamo a meno 7 dalla vetta. Rosberg ormai fuori dei giochi. Ce la giochiamo ancora. Gigi versus Veneziano. La rivalità accesissima di questi anni. Nella costruttori siamo a meno 78 purtroppo. La classifica costruttori per il momento è ancora utopia pura. Raga, un saluto Rai. Cumendone, Veneziano, ciao!